Infatti questo è un grande pezzo, magari lo teniamo per dopo, andiamo con questo. Qui c'è inizio una serie di riserve di Samaroli, un disco delle Orcadi, Island Orcadi, poi abbiamo un Dark Room, Demerara, quindi room di stile inglese, e poi abbiamo un coin della Men 83, però selezione Samaroli, che penso che abbia fatto come cogna questo e forse e basta. Allora partiamo, sono singoli, sì. I lotti sono singoli naturalmente, perché queste sono grandissime bottiglie. Mettiamo le 4 tutte e 3 e partiamo da questo. Allora dal, eccolo qua, dal whisky Coitelan 1981, il valore di mercato è di 200 euro, la base d'asta è di 100, 10 euro in aumento, selezione Samaroli, chi offre 110, vediamo chi è appassionato di 110, questa è una bella bevuta, 110 con moderazione, 120, 110 e 1, 110 e 2, 110 e 3, aggiudicato al signore. C'è un 120, chiedo scusa. Allora ripartiamo da 100, 110 il signore, chi offre 120, 120, 130, 130, 131, 132, 130 e 3. Adesso è aggiudicato. Chiedo scusa. Allora andiamo. Attenzione però, lasciami che prima dobbiamo, mettiamo qua il nome del signore, mettiamo il valore intanto, che è 130, dopo ci mettiamo il nome. Andiamo con il Gran Cognac della Men 1983. Samaroli, Bresciano, grandissimo palato, grandissimo raso del distillato. Si è sempre cimentato in whisky e rum, per una volta l'ha fatto nel cognac, una bottiglia che ha lasciato un segno. Solitamente nei cognac non ci sono i millesimi, soprattutto anche nel caso di Delamain, che però fa cose davvero strepitose. Questo qui quindi è una sorta di prova d'autore di Samaroli nel mondo dei cognac. Il valore di mercato è di 260 euro, la base d'asta è di 130, 10 euro in aumento, chi offre 140, vediamo se c'è chi offre 140, per 140 qua di fianco a me, c'è qualcuno che offre 150, vediamo 150, 160, 160, e questo bisogna averlo quando non si guida, 161, 162, 163, aggiudicato ad Andrea. E andiamo con il pezzo forte di questi distillati della selezione Samaroli, e mi serve sempre il foglio, che è qua, mettiamo il valore, e poi andiamo con il Dark Room di Demerara. Allora, stile inglese, esportazione direttamente da Demerara, Guyana, in Scozia, per un rum 1975 che ogni volta che è stato imbottigliato successivamente, prima dopo 21 anni, poi 31 anni, si aggiudica sempre il podio del miglior rum di questo stile, un rum giocato tutto sulla boiserie, cuoi, legni speziati, legni dolci, però anche note piccanti, pungenti, che odore di garofano. Penso che sia una delle più belle cose che abbia fatto Samaroli dopo il famoso rum 1945, che però è un'altra storia. Il valore di mercato è di 400 euro, la base d'asta è di 200 euro, vogliamo venderlo con 10 euro in aumento soltanto, perché sappiamo che questa è una bottiglia strana, però grandissima bevuta di rum, a chi piace il rum, magari senza Coca-Cola. 400, 200 euro, chi offre in aumento 10 euro, 210, 210, spero che lo compri qualcun altro, però 210, chi offre 10 euro in più, no, deve comprarlo lui, chi offre 10 euro in più, 210 e 1, 210 e 2, 220, c'è un rilancio, 220 e 1, 230, 230 e 1, 240, 240 e 1, 250, 250 e 1, 250 e 2, 260, 260 e 1, 262, 270,
271, 272, 273 aggiudicati. Ancora professora, tutto professora. Bene, questi li abbiamo segnati tutti, adesso andiamo invece in una grappa di 20 anni in un produttore italiano specializzato. Stiamo parlando della riserva del fondatore di Paolo Berta, anche questa è una cassetta molto importante e vediamo. Questo è il mondo delle grappe più boisé, più diciamo così, così esotiche, più dolci, no? Quel mondo tutto giocato sull'incenso, sui legni dolci. Le annate sono 87, 89, 91, sono anche molto belle le bottiglie. Che sono qua, spero che le vediate, che le abbiate, sono grandi grappe da sigaro, che le abbiate viste prima. Il valore di mercato è di 460 euro, la base d'asta è di 230 euro, sempre in aumento di 10 euro. Consiglio da bere con bicchieri ghiacciati e li distillato caldo. È distillato a temperatura ambiente. Andiamo con 230, chi offre 2,40, chi offre 2,40, vediamo se c'è qualcuno per la grappa di Berta, se qualcuno offre 2,40, vediamo se nessuno vuole la grappa di Berta, 2,40, là c'è, 2,40, 2,41, questa è una grande cassetta, e 2,42, 2,43 aggiudicato alla Badina, che ci ha fatto prima assaggiare i suoi buonissimi insaccati. Salame. Anche uno strumento. Allora andiamo invece con un'altra un altro prodotto, insomma, non si trova più. Zarri, 20 anni, brand italiano, millesimato dell'86. Sì, nonostante la bottiglia leggermente kitsch fosse frutto, nonostante non sia stato prodotto negli anni 80, ma frutto un po' della storia, un po' della Milano da bere, quindi non tragga in inganno questa bottiglia dorata e questa un po' ostentazione del concetto gold, molto simile al dolce Gabbana, se lo vede, però il distillato in realtà è molto, molto importante. Allora, Zarri, la famiglia del brandy bolognese, ex Oropilla, ci sarà una grande sorpresa dopo, sempre a proposito del mondo di antico, della famiglia di Zarri. Sì, in effetti a parte la bottiglia, tutto il resto è molto molto bello. E il valore di mercato è di 160 euro, la base d'asta è di 80 euro, chi offre in aumento di 10 euro, chi offre 90 euro, vediamo se c'è qualcuno che offre 90 euro. Per questo distillato unico, vediamo se c'è qualcuno. Dimostrate che il brand italiano funziona ancora. Credo di no. Allora, aspettiamo ancora 5 secondi. 3, 2, 1, togliamo il brand dall'asta e chiudiamo con credo quello che sia il penultimo lotto. Il penultimo lotto importante. Sempre Villa Zarri. Vediamo se l'altro ha più fortuna. Almeno per l'etichetta. Perché questa è una grande casa ed è strano. Guardate l'etichetta. E siamo in passi a protetta. Ormai abbiamo passato l'ora. 10 euro. Allora, Andrea. Che dire. Come sono separati? Di questo brandy. Chi non lo conosceva e prima visto l'etichetta. Abbiamo superato i 10.000 euro. Allora, abbiamo superato i 10.000 euro, era l'obiettivo minimo che ci eravamo prefissi, adesso ci sono anche poi le altre offerte, quindi arriveremo in trendy, ci manca la manca per... un po' di tubante per vista l'etichetta, però in realtà il brand è veramente molto molto buono. Sì, diciamo che Zarri, se avesse qualche stilista sulle bottiglie, sulle etichette, diciamo che queste le ingegneri. Il valore di mercato è di 200 euro, la base d'asta è di 100 euro, andiamo con 10 euro in aumento, vediamo se c'è qualcuno che gli piace avere questa bottiglia, un pochettino kitsch, chi non ha moglie o fidanzate gelose, a seguito. Allora, togliamo anche questa che... Zarri, ringrazia. Zarri.